Ciao a tutti, io sono Laura Trallalaura e mi occupo di illustrazione, fumetto e disegno animato. Io, come al solito, volevo ringraziarvi tutti perché questi video nascono anche grazie a voi e alle vostre partecipazioni e anche al fatto che ogni volta che magari penso no, basta, adesso basta video. A quel punto sembra che qualcuno di voi se lo senta e mi arriva un messaggio e tutte le volte da una persona diversa, tutte le volte da qualcuno che in qualche modo o non conosco oppure conosco, ma era un sacco di tempo che non ci sentivamo e quindi tutto questo per dirvi ovviamente grazie perché, ripeto, questa cosa nasce perché la stiamo facendo insieme, quindi non è solo una cosa mia. Questo lavoro sugli animali mi sta appassionando sempre di più e mi sono rimessa a guardare anche dei gran video sugli animali che vi consiglio, quindi dei gran documentari. Ho scoperto un sacco di animali nuovi che non vedo l'ora di proporvi e ho pensato di cambiare un po' alcune cose in modo da renderlo ancora più nostro. E quindi di anticipare la scelta dell'animale, ma di farveli vedere anche prima. A volte mi sono resa conto che è difficile quando pubblico una storia su Instagram, farvi rendere conto di tutte le potenzialità di quell'animale. E quindi ho pensato di proporvi l'animale, ma di farvi anche vedere quale intendo, in modo che così è più facile anche per voi, scegliere l'animale che effettivamente vi ispira di più. Anche perché a volte io magari scrivo, che cosa ne so, scimmia, e la razza che ognuno di noi si immagina potrebbe essere una razza differente. Quindi magari io non scelgo scimmia perché la scimmia che mi sono immaginata in quel momento proprio non mi piace. E in realtà vi giuro, di scimmie cioè, ce ne sono di 3.000 specie, alcune sono fantastiche. Quindi prima o poi disegneremo una scimmia, ve lo dico, mi tocca. Sarebbe proporre anche dei corsi sulle tecniche, ma mi piacerebbe farle come sessioni private perché la tecnica di colorazione o di inchiostrazione, ha senso solo se riesco a seguirvi mentre disegno. Sono sempre una che ragiona soluzioni alternative. Se una cosa non si può fare in un modo, come la possiamo fare? Ed è per questo che vi propongo le sessioni private. Mi piacerebbe tantissimo poter fare una piccola classe perché a me piace seguire le persone al 100%, quindi darvi tutta me stessa e insegnarvi diverse tecniche di inchiostrazione e di colorazione. Quindi vi chiedo se questa cosa vi possa ispirare e nel caso in cui vi ispiri di farmelo sapere, magari mandandomi un messaggino privato. La foto in questo caso non è di un autore specifico, ma è tante foto che ho trovato online che come al solito vi metterò sul mio blog. E in modo che anche voi possiate trarne la giusta ispirazione come me. Comunque, se seguite passo a passo come al solito, dovreste riuscire tranquillamente. Come al solito, il nostro materiale prevede una matita, una gomma e i fogli. Come avete visto, io ho smarrito del tutto la mia bellissima gomma, che al momento è stata sostituita dal moncherino trovato in casa. Per chi si collega la prima volta, spiego quello che spiego in ogni video. Quello che abbiamo davanti va semplificato in forme geometriche, perché se vediamo l'animale nella sua interezza rischia di risultarci difficile. Come si divide il primo piano del nostro animale in forme geometriche? Farò un esempio in modo da farvi capire. Seguitemi. È anche un muso molto preciso, come notate, io ho diviso a metà il primo ovale, ho inserito un tondo nella seconda metà dell'ovale, che poi ho diviso di nuovo a metà e ho inserito il naso. Stessa cosa vale per gli occhietti, al contrario invece le orecchie si formano all'interno di triangoli. Questa è la base. Perché non ho disegnato subito le macchie? Andrò a inserire in questa seconda fase perché prima dovevo essere sicura che tutte le mie forme fossero precise.
Questa cosa mi permette di perdere pochissimo tempo nel momento in cui disegno, perché se sbaglio la forma dell'occhio o dell'orecchio, cancellarlo, disegnarlo e cancellarlo mi porta via molto meno tempo che se avessi fatto il suo bellissimo orecchio già con i peli e tutto il resto, perché disegnare subito con la precisione e poi aggiungere gli altri elementi porta a un lavoro molto meno preciso rispetto che facendo più passaggi, ma studiati bene. Quindi ora procedo con il resto. Gli elementi che ho aggiunto, come avete visto, sono pochissimi, ma hanno già delineato il nostro soggetto in modo preciso. Come si disegna il pelo? Personalmente trovo inutile disegnare il pelo come singola linea facendo così. La mia tecnica è quella di, al posto di considerare il pelo come singolo elemento, considerare i peli come ciocche, quindi dare questo effetto qui. Invece, per quanto riguarda come inserirlo, bisogna guardare l'immagine che abbiamo come esempio e inserire le nostre ciocche nella direzione del pelo, quindi qua verso l'alto, ma come vedete segue un po' queste direzioni qui per intenderci, quello del muso. Se guardate attentamente le vostre immagini, i nostri peli seguiranno questa cosa. Non bisogna disegnare tutti i peli, ma semplicemente dove cambia il colore. Il pelo, quindi dove si sovrappongono le chiazze di colore perché si nota bene la differenza, e in questo caso vicino alle pieghe dell'orecchio e nelle estremità del nostro soggetto. Come va il pelo delle orecchie? Va sempre in direzione come nella foto, quindi tutta questa parte qui andrà verso l'alto. I ciuffetti laterali però cadono verso il basso. Reali, gli occhi del nostro panda, bisogna aggiungere la luce. E la luce è quella macchiolina bianca che si vede riflessa nell'occhio del panda, che ha più o meno questa forma, anzi no, facciamo così. Che ha più o meno questa forma qui, va sempre nello stesso lato, quindi se qui la disegniamo in questo punto, stessa cosa vale di qua, altrimenti sembrerà un po' strabico.
Come avete visto, è un animale abbastanza semplice. E, come vi avevo detto nella prima lezione, quella dello scoiattolo, partiremo da un livello facile ad arrivare pian pianino a un livello sempre più difficile. E, ogni laboratorio può essere seguito a serie. Non c'è necessità di andare in fila con i laboratori, e ovviamente dipende un attimo anche dalla vostra manualità e dalla vostra tecnica, quindi se vi volete sentire un pochino più sicuri e capire come funziona, vi consiglio sempre di partire almeno dal primo. Noi ci vediamo ogni giovedì sulle stories di Instagram, ogni venerdì, la stessa lezione verrà pubblicata su YouTube. Iscrivetevi al mio canale o seguitemi qui sul mio profilo di Instagram. Fatemi sapere cosa ne avete pensato di questo tutorial e se c'è qualcosa di specifico che non avete capito e che avete voglia di imparare meglio. Io sono sempre qua, alla prossima lezione. Ciao!